Ciao a tutti, giovani streghe, maghi e babbani di ogni età. Oggi in questo video andremo a scartare un pacco che è arrivato da Amazon per Beatrice. Sono super emozionata. Io so quello che contiene, ma Bea no. Intanto puoi provare a indovinare, vediamo un po'. Sì. Allora, qualcosa di grande, perché contiene tutto il pacco, quindi È un oggetto è unico. una cosa. Sì. Poi qua c'è tipo un bozzo, Cosa di immagine che può un vedere? quaderno con gli anelli, No? non lo so, non ho idea. Vogliamo scartarlo? Sì, andiamo a scartare. Estrai l'oggetto misterioso. La mappa del malandrino. Guida di Hogwarts. Avevo sentito molto parlare di questo libro che, essendo una guida di Hogwarts, contiene tante curiosità e cose particolari su Hogwarts e il tutto l'hanno fatto un pochino, diciamo, con l'immagine grafica della mappa del malandrino. E infatti c'è anche qualcosa di aggiuntivo che bisogna togliere. Aiuto, Faccio è io. durissimo. Questa dovrebbe essere una specie di penna. Penna, Penna. sì, vediamo, eh. Vediamo, partiamo così. Allora, queste sono le pile da togliere. Questa dovrebbe essere, è una penna con una luce, ora non si vede, che è spero che funzioni, evidentemente spero che scarica. funzioni, non lo so, e dovrebbe illuminare delle parti sulla mappa del malandrino, del libro, delle parti che non si vedono a occhio nudo, ma che con la penna potrebbero venire evidenziate. Se solo funzionasse. Sì, funziona, funziona tutto. Ora vediamo che cosa è. Però andiamo a vedere anche un pochino il libro, che cosa contiene. Giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Allora, inizia con la prima pagina, guida di Hogwarts, ok. C'è il sommario, molto bello, perché è tutto Bellissimo. nero. Il giallo E di pergamena antica, sì, sullo stile antico della pergamena e lo sfondo nero, c'è cioè lo stemma di Hogwarts che è molto bello, molto elegante. E comincia subito, diciamo, una piccola descrizione sulla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. E darà, Incredibile. io non l'ho letto, non lo so, non l'ho visto, l'ho solo ordinato. E darà delle descrizioni della scuola, ad esempio. Qui abbiamo. Subito, però non vi vogliamo poi spoilerare più di tanto, vero Bea? Abbiamo la mappa del malandrino e ci sono i quattro che hanno, diciamo, utilizzato la mappa del malandrino, che sono Sirius Black, James Potter, Remus Lupin e Peter Pettigrew, che sarebbero il Felpato, Ramoso, Luna Storta e Coda Liscia. Poi la sala grande, no, mettiamolo così almeno lo vedono tutti. La sala grande. Ah, qui mi sa che ci potrebbero essere già delle cose. Oddio, ma ci sono cose disegnate, Ma scritte. c'è anche una cosa scritta, torna un po' là. Ah, sì. Ci sono delle scritte, vediamo se si riescono a Oh mio vedere. Dio, c'è troppa luce! Ci sono delle scritte che possono essere evidenziate, non so se si vede, mi sa di no, possono essere evidenziate soltanto con la penna, ma poi questa in realtà si può usare anche disegnando, dopo la proviamo su qualche parte, disegnando quello che vogliamo e solo noi potremo leggerlo con la Bellissima. penna.
E quindi questa già è praticamente il castello di Hogwarts e c'è la mappa del malandrino che riguarda il castello di Hogwarts. E credo che tutto il libro sia un po' così, con tante curiosità, eventi speciali da leggere, da approfondire. Adesso noi facciamo soltanto una rapida... No, facciamo solo una rapida occhiata, lo faccio vedere pure a te, Beatrice. I bagni, le varie zone, le varie zone, la biblioteca. Però è molto bello, vedo che è ricco, veramente ricco di dettagli, sì, di immagini. Immaginavo, credevo che anche, credevo fosse più piccolo, invece vedo che ha tante pagine. Fantastico. Credevo fosse più breve. Ah, ecco, c'è un'altra. Allora, qui dove siamo? La sala, le sale comuni. Sì. No, penso solo sulla mappa, mi sa, non lo so, no. Sarebbe da vedere bene. Le sale comuni. E c'è la mappa che riguarda la parte delle sale comuni. Immagino. Sì, sulla mappa ci sono dei dettagli che si vedono solo con la luce. Fantastico! È vero. Dai, basta! E basta, la rapida. Diamo una rapida occhiata, sala comune Carpe Verde, sala comune Tasso... Ah, tutte le sale comuni! Mamma mia, cambia! Carpe Verde, Tasso Rosso, i terreni, e qui passiamo alla Foresta Proibita. Facciamo vedere la Foresta Proibita. Bellissimo! E dove ci sono poi tutti gli animali, l'unicorno... Scusate che... perché è la curiosità di vederlo anche noi... Non ve l'abbiamo fatto mostrato molto bene, però diciamo che volevamo solo far vedere il libro, la penna che è abbinata e dare un'occhiata senza spoilerarvi più di tanto. E devo dire, io me l'aspettavo meno ricco di dettagli e di... guarda, io pensavo che era un quaderno, quindi... Solo a guardarlo così vedo che c'è tanto da leggere, ma sono tante... tante curiosità. Gli Animagus. Ci sono tante curiosità, quindi io credo che questo sia quasi immancabile per un vero mago o strega. Per capire, e studiare meglio. È basato tutto molto sulle immagini dei film, quindi è molto bello, sì. E c'è anche... è una cosa che ci ricorda molto i film, quindi è molto carino, veramente. E la penna? Davvero, qui bello. Prova un po' a indovinare qui, la parte... Cos'è? No, ma questo no. È solo... No, ma che cos'è? No, è solo l'immagine. E la penna si incassa. È anche portatile. Ah, ok. Sì. Cioè, è piccolino, quindi lo puoi portare dove vuoi. Bello, sì. Va bene. Bellissimo. Ti è piaciuto? Tantissimo. Avrei da leggere? Avrei da leggere oggi. Allora, naturalmente prima di iniziare a leggerlo bisogna dire la fatidica frase, dilla tu Bea. Giuro di non avere buone intenzioni. E così possiamo cominciare ad aprire il libro. Adesso volevo provare però un attimo la penna per vedere se... Qui intanto non c'è scritto niente, no? Prova un po' con la luce. No, non penso. No. Cioè, alla fine, come vedete, c'è una pergamena, una pagina pergamena. Che devo dire molto bella, ben realizzata. Dove possiamo dove possiamo scrivere o fare disegni, cose che ci pare con la penna. E adesso vogliamo provare proprio questo. Vai, facciamo così. Cosa faccio? Prova a fare un cerchio, un cuore. Anche scrivere, puoi anche scrivere Bea. No, oddio! Si non vede. Si vede, mi sa. No. Prova a scrivere una cosa che si vede meglio, poi la facciamo vedere se viene no. Meglio. Scrivi Bea. Thank you.
Se vi è piaciuto, lasciatemelo scritto nei commenti, ne faremo altri. Arriveranno altre sorprese per Beatrice. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulle notifiche e la campanellina per non perdervi i prossimi video. Ciao! Ciao! Ricordati, quando hai finito, dalle un colpetto e di fatto il misfatto. Altrimenti può leggerla chiunque.